Salve gente, proviamo Anno Domini, mod di Civilization 5. Che cos'è Anno Domini? E soprattutto non confondetela con varie anche altre mod o anche altri giochi indie, perché ultimamente c'è tanto la moda di mettere nei giochi di strategia storici nome Anno Domini, tipo il gioco indie Zero Anno Domini oppure la mod di Mountain Blade 1257 Anno Domini. Ma questa è Anno Domini e basta. Cosa aggiunge? Che cos'è? Perché? Proviamo. Innanzitutto, le mod utilizzate sono Anno Domini e Anno Domini Modpack. Per la versione di Anno Domini, ovviamente Gods and King, perché ho Gods and King, la versione 4, e Anno Domini Modpack, la versione 14. Quindi, in futuro potrebbero esserci delle modifiche. Vediamo un po' che cos'è Anno Domini, che cosa aggiunge. Anno Domini è una mod di Civilization 5 incentrata nell'età classica, fino al Medioevo, anzi fino all'inizio del Medioevo, non troppo avanti, dell'Europa. Quindi parliamo di Romani, Greci, Cartaginesi, Egiziani, tutte queste fazioni qui. Ma che cos'ha di particolare questa mod? E posso dire che è una delle mod con più fazioni che io abbia mai visto. Per dirvi, ci sono una cinquantina di fazioni. Che oltretutto questa mod qui raggruppa anche delle submod, tipo la mod dei Goti, ma mod abbastanza piccole. E questa mod qui aggiunge veramente un casino di civiltà, non avete idea di quante civiltà aggiunge. Ovviamente non ve le sto ad elencare tutte, ma però partiamo dalla Spagna fino ad arrivare all'India, per farmi un'idea. Abbiamo i Micenei, abbiamo i Goti, i Nubi, le tribù germaniche, Roma, i Ceni ovviamente. Poi abbiamo i Sumeri, i Babilonesi, varie tribù barbariche, città-stato greche. Veramente abbiamo di tutto, di tutto e di tutto. Oltretutto abbiamo gli Etruschi, i Veneti, che sono due fazioni veramente molto interessanti, e ovviamente i Romani. Però ogni fazione ha delle proprie caratteristiche molto diverse dalle altre fazioni. Non potete trovare una fazione simile a un'altra qui. Sono tutte diverse, una dall'altra, tutte quante. Forse ci sono fazioni che ovviamente sono un po' più simili alle fazioni originali, mettendo esempio gli Egizi, i Romani, i Cartaginesi, i Babilonesi e gli Ceni, sono molto simili ovviamente alle fazioni che ci sono già in Civilization 5 Gods and King e Civilization 5 Liscio, anche gli Unni sono molto simili, oppure ci sono anche certe fazioni che alla fine hanno modificato un po', tipo i Mauri sono molto... aspetta, li ho persi, ecco, i Mauri, ecco, sono molto simili agli indiani, veramente molto, tanto tanto, oppure gli Scizi ai mongoli. Ogni fazione è completamente diversa, per esempio se come in Civilization 5 ci sono fazioni adatte a vari tipi di vittoria, tipo ovviamente ci sono gli Unni che sono portati, dove sono? Che sono portati a una vittoria di dominazione, invece ci sono ovviamente i Babilonesi che sono la mia civiltà preferita in Civilization 5, che sono appunto adatti per creare tanta tecnologia, scienza, oppure gli Etruschi, che sono una delle fazioni più sgrave per le politiche, per la cultura. E oltretutto ci sono veramente tantissime fazioni, ci sono anche delle fazioni veramente, tante fazioni britanniche. Aspetta, ho trovato una che era dell'isola di Man. No, figurati se riesco a trovarla. Comunque, c'è veramente una mod fantastica e ve la consiglio. Ma oltretutto, questa mod qui dà il meglio di sé con il pacchetto delle mappe. Il pacchetto delle mappe aggiunge tre mappe. Quella dell'Europa classica di Civilization 5, che
trovate tutti nella scelta delle mappe. Poi dopo trovate quella, una mappa più larga, però che punta più che altro all'ovest dell'Europa e l'altra che punta più all'est. Entrambe queste mappe possono essere giocate con lo scenario da 12 giocatori, eccetera, eccetera. In questi scenari, praticamente la mappa è riempita con 22 giocatori, cioè massimo, con veri punti di partenza e con ovviamente vere località e tutta l'Europa piena, che è veramente grande come mappa. L'unico difetto di questo scenario, che è fighissimo per sé, è che noi possiamo solo selezionare i romani, persiani, cartaginesi, babilonesi e egiziani, oppure, se noi facciamo quella dell'Europa dell'Ovest, possiamo fare solo Roma, Cartagine, Egitto. Oppure se facciamo anche Vanilla, non possiamo fare non tutte le civiltà, ecco, solo Roma, Cartagine, Egitto. Quindi non proprio tutte le civiltà, purtroppo. La velocità è settata su Epica perché ovviamente ha un po' più di senso giocarla su Epica. E vi faccio vedere una partita. Questo qua no, è per i Mussolini, che però devo trovare. Devo trovare. Credo che sia questo. Credo che sia questo, sì. Vediamo un po' le mod. Sì, è questo. Che è della mia partita che ho fatto con i romani con lo scenario, perché ovviamente io volevo fare gli etruschi, però non potevo, perché come avete visto prima, si possono solo fare delle civiltà già presenti con lo scenario al momento, solo presenti in Civilization 5. Liscio, classico, blando, senza Gods and King. Ed è un peccato perché mi sarebbe troppo piaciuto giocare con gli Etruschi oppure con le tribù germaniche. Però purtroppo non si può fare. Ma ciononostante rimane un gioco, una mod molto ben dettagliata e ha un suo certo fascino. Perché ho notato che in Civilization 5, l'abbiamo pure notato tutti quelli che giocano a Civilization, la parte iniziale è abbastanza noiosa come la parte finale. Perché si fondano, sì, le città, però i guerri iniziano a entrare verso l'epoca industriale, proprio quelle gigantesche, quelle grandi, quelle mondiali. E le fasi iniziali sono un po' blande, perché le civiltà si devono ancora sistemare. E questa mod toglie, praticamente toglie questo difetto. Perché rende tutta la fase iniziale, perché alla fine ci sono spade, scudi, lance, opliti, molto, molto, molto più aperta, molto più divertente. Oltretutto c'è anche una sua colonna sonora, questa mod, come state sentendo. Ok, nella mia partita ho anche già le spie. Aspettiamo che si carichino le cache. Qui state vedendo, io ho il nord Italia, il sud Italia mi manca ancora. E perché volevo più che altro spostarmi qua al nord, perché credo che Cartagine non mi stia a conquistare il sud. Perché oltretutto qua c'erano i Veneti, Dario Arioritum era la capitale dei Veneti, e anche Condate Esseredonum era un'altra grande città, e le ho subito conquistate. Gli Etruschi purtroppo non c'erano, perché dovete sempre considerare che in Civilization il massimo delle civiltà, a meno che si vanno a prendere mod particolari, rimane comunque sempre il blocco a 22, massimo di giocatori per partita. Però comunque la mappa è bella piena. Qua possiamo vedere l'Illiria, qua i Macedoni che spaccano tanto i culi, gli Ateniesi e qua i Traci. Poi dopo, se andiamo a nord, troviamo gli Scizi. Ah, sei arrivato fin lassù? Bastardo. Poi qua in Francia è un bel bordello perché iniziano ad esserci gli Iberici, i Belgi, Galli, poi qui ovviamente i Germani. Poi in Inghilterra non ho ancora scoperto nulla, sto ancora un attimo qua a sud.
E contare che ho solo scoperto, sì, un bel po' di civiltà, dai, un bel po'. E contare che non è che alla fine ho scoperto tutte queste civiltà, però già la trama si è messa abbastanza bene. Oltretutto, il pannello tecnologico in questa mod è stato completamente modificato. Esiste l'epoca antica, poi dopo l'epoca classica, medievale, rinascimentale, industriale moderna, che c'è qualche bug perché a me segnava epoche diverse prima. Non so, forse caricando la partita è qualcosa di strano. Le epoche erano rinominate, epoca antica, del bronzo, del ferro, poi dopo classica, imperiale, epoca oscura e medioevo, che ovviamente qua l'hanno chiamato in vari modo, perché non è possibile. Ovviamente le unità sono molte di più. Non partiremo con i guerrieri, ma partiremo con gli accettoni, gli uomini con ascia. E al posto degli arcieri avremo dei frombolieri, dei umili frombolieri. Poi dopo, andando sempre più avanti, magari prendiamo l'arciere, poi dopo, come ben sapete, il picchiere, l'arciere, l'arciere a cavallo. E andando sempre più avanti e hanno aggiunto tantissime, tantissime, tantissime unità. Poi il fatto interessante è che qua le unità durano molto. Come ben sapete, se noi prendiamo una, metti caso, la fazione di Roma già solo, noi non possiamo tanto usufruire delle sue unità speciali, perché le epoche passano così in fretta che non abbiamo tanto la possibilità di utilizzare la balista, il legionario, eccetera, eccetera. Ed è un grande problema, perché è un peccato, perché se io voglio avere il mio legionario, voglio spaccare il culo a tutti, non subito sbloccare un'altra unità, una no successiva, che per esempio può essere il guerriero a spada lunga, oppure il trabocco. E qui invece abbiamo l'opportunità, visto che è una mod che è appunto in molto incentrata su quest'epoca, l'epoca classica sbarra imperiale, possiamo fare praticamente prendercela con calma e andare tranquilli. Oltretutto, ovviamente, visto che difficoltà, cioè difficoltà, velocità epica, gli anni passeranno, i turni passeranno ogni 11 mesi, poi dopo si va sempre a ridurre la distanza da un turno all'altro fino a passare, mi pare, 2 mesi, qualcosa del genere. Ed è tanto, tanto. Io sono al turno 303 in questa mia partita. Oltretutto, giusto per farvi un piccolo riassunto, io sono partito qui. Visto che c'erano i Veneti che volevano conquistare subito il nord Italia, io ho fondato una città qui. E sono partito subito ad attaccarli, senza dargli respiro. È stato un assedio veramente durissimo, quello mi ricordo di Dariorhitum. E poi dopo, ultimamente, ho fatto un po' di guerre in Macedonia, assieme ai miei amici ateniesi, perché Macedonia stava prendendo una piega un po' brusca, stava iniziando a conquistare tutto e ci dava un po' di problemi. Oltretutto, mi ero dimenticato di dirvi che qui le unità hanno le proprie texture, come le mod ricordate, Ethnic Units oppure Red, il mod pack di Red. Tipo, qua possiamo vedere che i nostri arcieri con arco composito sono proprio delle unità vere e proprie, non hanno, sono troppo strane come gli arcieri lì con la K. Sono proprio degli arcieri romani, anche se i romani un po' non è che mi piacciono tanto gli arcieri, però comunque sono arcieri romani. Qui abbiamo invece dei lancieri classici con scudo di bronzo e lancia di bronzo. Abbiamo dei, non mi ricordo, già tanto che non gioco a Roma, non mi ricordo. Non me lo ricordo più. Poi, per esempio, beh, qui abbiamo altri lancieri, la cavalleria, adesso non possiamo vederla perché a mare. E dove sono altre unità? E comunque, qua, per esempio, per i traci, abbiamo questi omettini qui, degli accettoni. Oppure, in una mia vecchia partita che adesso non vi sto a far vedere,
sennò ci mettiamo sempre un bel po' di tempo a farvi vedere tutte le partite che faccio io. Mentre stavo facendo non mi ricordo, i party, invece di questi accettoni men, avevano degli uomini vestiti d'oro con delle asce, che erano molto fighi. Qua possiamo vedere dei macedoni che sono, non sono proprio arcieri blandi, hanno la loro texture, sempre così. E oltretutto qua c'è anche il sistema di religione. Qua possiamo vedere che la Macedonia ha fondato l'ellenismo, e invece io mi sono messo a fondare il cristianesimo, perché la religione dei romani mi pare che l'abbiano già fondata nella partita. Quindi, visto che i romani erano anche cristiani dopo, mi sono messo a fare i cristiani. Qua comunque ci sono sempre il solito sistema di religioni di Gods and King. Tanto qui stavo andando per fare un po' il culo ai barbari. Che quei barbari sono veramente tosti. Non so perché. Sono veramente molto tosti. Qua invece abbiamo Pirro, cosa abbastanza strana. Qua abbiamo Vercingetorice, che oltretutto Vercingetorice è anche questo. Grazie per essere generale delle mie unità, Vercingetorice, molto gentile. E infatti Vercingetorice, così è gentile che lo mandiamo a casa. Poi abbiamo anche Cromwell, noto generale vissuto nel 480 a.C. Però è Civilization, dai, è Civilization. Però sarebbe anche carino se mettessero qualche generale di queste epoche qui. O anche per fazione vanno a modificare il generale, tutte queste cose. Ecco, questo qua forse era. Aspetta, no, niente. Comunque, giusto un po' per farvi vedere, oltretutto, qui hanno anche aggiunto l'unità di diplomatico, envoy, che praticamente noi possiamo mandarlo dove vogliamo, in una città-stato che vogliamo, coloni, da dove sbucano? Non li ho fondati io questi coloni. No, strano, non riesco a capire, non li ho creati questi coloni, quindi. E comunque, che possiamo mandare nelle città-stato questi diplomatici e loro fanno un boom culturale e aumentano l'opinione della città-stato nei nostri confronti, come succedeva in passato prima di Gods and King con i grandi artisti o i grandi mercanti, non mi ricordo tanto bene, non li ho mai utilizzati. Poi qua possiamo vedere che meraviglie sono molte, tipo c'è Torri di Babele, Teatro di Dioniso, d'estate leggende, non le ripeto ovviamente. E che cosa vado un po' a costruire? A Roma, la grande biblioteca, così mi serve anche una biblioteca, facciamo la grande biblioteca di Alessandria, che tra l'altro consiglio a tutti di costruire, ovviamente, non in Anno Domini, ma in Civilization 5 classico. E Triari, ecco, non mi ricordavo il nome, Triari. Lancieri, questi qua hanno lo skin di Triari. Molto fighi. E oltretutto, gli uomini con l'accettone, vi voglio ricordare che qui sono anche molto fighi, perché hanno una caratteristica abbastanza carina. Come ben sapete, forse alcuni di voi non sanno, io non lo sapevo fino a oggi. Perché mi ero un po' informato, perché sembrava una cosa abbastanza strana. Heavy Spearman, sì. Prima i romani non è che sono sempre stati, ovviamente, avuto questo tipo di legionari. Dove adesso non li trovo più, cazzo. Legionari ne ho uno prima, non lo riesco più a trovare. Eccolo qui, eccolo qui. Prima le unità romane, ovviamente, non sono sempre state così. Se prima il nemico è stato avvistato, se continui a interrompermi ogni 3x2 finisco domani questo video. Comunque, cosa stavo dicendo? Oddio, non mi ricordo. Sì, già, prima le unità non erano ovviamente dei romani, tutte così legionarie, ovviamente avevano qualcosa di più grezzo. Prima della riforma mariana, ho scoperto, non lo sapevo, i romani andavano in guerra con armamento procurato da loro. E infatti,
gli accettoni men, le texture sono molto diverse, perché ogni soldato è diverso uno dall'altro, ed è abbastanza carina come cosa, mi pare che ci fosse anche nelle tribù germaniche, anche in Cartagine, visto che sono i mercenari cartaginesi. E lanciere noi facciamo medico. Devo attaccare. Ed è anche una cosa abbastanza interessante il fatto delle texture. Oltretutto, sì, qui lasciamo un attimo vigilare, facciamo turno. Oh, mi ero dimenticato del Flavio. Se sì, io ti sposto a Roma. Devo proteggere Roma. Ok, con questo cosa mi metto a fare? Torniamo qui. E ok, quindi. Oltretutto, grande Alessandro. Oltretutto, la mappa è molto vasta, come state vedendo. Per fare un paragone, alcuni di voi, non so se state seguendo la mia serie che sto facendo su Red Mod Pack, che è praticamente Red World War II, la mod della seconda guerra mondiale, che ovviamente è ambientata in Europa. Lo scenario in cui sto facendo tutta la mia serie. E comunque, se notate, la mappa è molto più grande di quella di lo scenario di Red. Soprattutto, ho notato che è più grande la mappa orientale che quella occidentale. Quella occidentale è un po' più piccola. Quella orientale è un bel po' più grande, veramente più grande, perché nella parte orientale ci sono più fazioni. Poi ci sono gli islamici, gli ebrei, no, gli islamici non c'erano ancora, che cazzo sto a dire, gli arabi, le tribù arabe, tutte queste fazioni qui. Poi c'erano nella mezzaluna fertile, c'erano veramente un casino di fazioni. Infatti ci sono i sumeri, i titi, oppure babilonesi, poi il resto non mi ricordo più. Ce ne sono veramente, veramente tante. Intanto, vercingetorice, lo mangiamo, sì, e lo mandiamo qui. Oltretutto, quest'anno qui, hanno messo anche delle città-stato particolari. Tipo qui c'è Massalia. Poi Maget Ombria, non so che cazzo è. Qua c'è Setulopolis, non so che cavolo sono. E queste città-stato qui hanno il proprio leader. Questo qua è Protis. Invece qui che abbiamo Cantamaleoidi. Che cazzo di nome è? Poi Seutopoli abbiamo Seute. Ovviamente tutte queste cose qui. Mi sto divertendo troppo a controllare queste cose. Oltretutto, che altro da dire? Veramente c'è tanto da dire questa mod. Oltretutto una cosa abbastanza interessante che all'inizio della partita, come ben sapete, in Civilization 5 noi possiamo vedere dove c'è il frumento, dove c'è. Oppure dove c'è il rame. Il ferro non ancora, il cavalleria non ancora, il bestiame, tutte queste cose qui. Più o meno sappiamo all'inizio dove sono. Questa mod qui, invece, sulla mappa non è rilevato nulla oltre collina, bosco, pianura, montagna. Del resto nulla. Zero proprio, non è rilevato nulla. Con le tecnologie noi andiamo a scoprire tutte le varie posizioni delle risorse, ovviamente, tipo forse anche il pesce è scoperto fin da subito, non mi pare. Però mi ricordo che tipo il bestiame non lo era e nemmeno le capre. Ah, i Belgi hanno dichiarato guerra ai Macedoni. Sì, è Civilization, ricordiamoci questo. Possiamo renderlo realistico più che possiamo, ma si vanno sempre a creare delle situazioni straordinarie. Nel senso negativo o positivo, non so dire. Aspetta a voi.
Ovviamente. Qui abbiamo un Annibale, già famosissimo generale gallico, che ha prestato servizio tra le file galliche per, ovviamente, per fare il culo a chi non so. Qua muoviamoci e volevo fondare una città. Qua questa regione qui è destinata a morire perché quando ho stipulato l'accordo di pace si trovava qui e non si può più spostare. E comunque, gente, credo di avervi fatto vedere abbastanza di questa mod. Questa era Proviamo Anno Domini, mod di Civilization 5. Vi consiglio di provare più che altro perché questa mod qui, la parte più bella, sono tutte queste fazioni qui, che sono molte, sono veramente tante ed è una mod che merita. Che è in sviluppo da un bel po', e io sono un giocatore che tiene abbastanza a cuore le mod, i modders, tutte le comunità di mod e modders che ci sono nella rete. E quando c'è l'opportunità, ovviamente, vi faccio conoscere ciò che merita. E per questa puntata di Proviamo è tutto. Ci sentiamo alla prossima, gente. Ciao!